Allora, buonasera, io mi chiamo Giovanna Zen, sto facendo qui a Venezia un dottorato in teoria e storia delle arti allo IUOV, all'Istituto Universitario di Architettura, e mi occupo di scultura nello spazio pubblico. Per questo motivo ho deciso di provare a parlarvi dell'aspetto proprio della spazialità all'interno delle tele di Gottlieb, quindi il titolo dell'intervento è Gli ambienti, ma in particolare mi focalizzerò su un metodo che Gottlieb ha cominciato fin dalle prime tele e ha portato avanti negli anni come tipo di, appunto, di lavoro su questa cosa dello spazio e che poi appunto ha subito delle metamorfosi, quindi ha avuto delle trasformazioni perché appunto come possiamo vedere in queste due prime tele, l'idea è quella di creare uno spazio che sia di inquadramento di alcuni oggetti. Vediamo che questa cosa ricorre in moltissimi quadri e appunto l'idea di presupporre una stratificazione, una sovrapposizione di più spazi prospettici. Vedete che queste delimitazioni, questi incasellamenti di questi oggetti che appunto fanno rimando a un mondo che è al di là di questo incasellamento, cioè quindi proviene dal mondo del mare che occupa lo sfondo, vengono posizionati in maniera ordinati in questo spazio che è uno spazio più rivolto allo spettatore. Come vedete, questo tipo di librerie, potremmo chiamarle di cassettiere, non sono mai soggetto singolo delle tele, ma debordano. Non sono mai inquadrate totalmente, ma presuppongono che vi sia uno spazio che appunto deborda l'idea della tela, ma che invade lo spazio dello spettatore. Una cosa su cui vorrei porre attenzione è anche la posizione delle firme all'interno dei quadri, perché quello che appunto è lo sfondo, potremmo definirlo il mondo naturale, è quello da cui appunto l'artista enuclea simbolizza, raduna nel suo mondo pittorico e quindi toglie da questo mondo naturale e decide di ripingerlo e di riordinarlo e di riposizionarlo in una posizione diversa. E quindi abbiamo la dimensione dello spettatore che poi successivamente incontra, quindi è una sorta di trade union tra lo spettatore e quello che invece è l'autore, che potremmo vedere rappresentato appunto con questo inquadramento, e la firma appartiene a questa seconda dimensione prospettica, che poi appunto va verso l'infinito, e questa cosa anche dell'orizzonte, che è una dimensione che comunque non è l'orizzonte non è una dimensione fisica, ma appunto è sempre un riposizionamento di una linea immaginaria che appunto separa il mare dal cielo. Vediamo anche in questo caso che ci sono degli elementi che vanno a innescare un tipo di contaminazione reciproca di spazi, perché non sono mai separazioni nette, ma l'una presuppone l'altra. Vediamo ad esempio questo bastoncino che dal mondo naturale va dentro appunto il mondo più riordinato del pittore e quindi pensiamo anche all'etimologia di punto di simbolo, che vuol dire appunto il bastone spezzato, che una volta che viene riunito ricostituisce un segno e vediamo appunto che questo contamina gli spazi di entrambi. Dunque, l'idea dell'ordine è riconducibile all'idea anche di quello che può essere la dimensione del ricordo. Cioè, Calvino parla, ad esempio, per Leonardo Cremonini, che anche lui aveva un pittore che si è occupato anche di paesaggi marini, e aveva dedotto che perché ci sia questa dimensione del ricordo, cioè dell'idea di fermare degli oggetti e fermarli nella dimensione del ricordo, c'è indispensabile la sovrapposizione di due tempi, cioè quello del dentro e del fuori, del sopra e del sotto. Quindi, per riuscire a fermare questi oggetti, non disperderli nel tempo, è necessario, assolutamente necessario, che questi vengano ricondotti dentro uno spazio conosciuto.
Ecco, vediamo qui la prima trasformazione di quella che è una griglia. Una griglia, quindi un incasellamento di questi oggetti dal mondo naturale al mondo pittorico, che si traduce in una metamorfosi, appunto. Quindi vediamo che, per esempio, nel caso del dipinto intitolato Gli occhi di Edipo e Edipo, c'è una struttura che prevede anche qui un incasellamento di invarianti di un mito, che è quello appunto di Edipo, e che ricorrono all'interno della tela in modo ancora una volta ordinato. Però in questo momento abbiamo una dispersione totale di quello che è il mondo naturale per una narrazione esclusivamente mitologica. Quindi una narrazione che è tutta all'interno della tela. Cioè il mondo in questo momento della tela ha uno sfondo comune, monocromatico, per tutta l'immagine e quindi dobbiamo pensare che ci sia una narrazione, un testo, all'interno del quale vi sono iscritte appunto queste immagini simboliche e che ripercorrono questi spazi. Però dobbiamo fare attenzione perché in questo caso la griglia non è una griglia ordinata. Ci sono degli spazi che comunque hanno delle dimensioni diverse l'una dall'altra e che comunque vengono enfatizzati perché contengono tutti quanti un po' la stessa tematica. La tematica di Edipo e degli occhi di Edipo, appunto, è la questione della vista. La vista di questa persona, di questo personaggio mitologico che vede, guarda, ma non riesce a vedere determinate cose che gli accadono, e solo nel momento in cui questi occhi vengono strappati da Edipo stesso, allora lì verrà, la coscienza edipica di poter vedere, la facoltà di vedere. Quindi questi occhi, vedete che appunto hanno tutti lo stesso colore, hanno la stessa dimensione cromatica e che vengono ripetuti ossessivamente e vengono comunque contenuti all'interno di un corpo perché il volto ancora li possiede. Però questa tendenza a cromatizzarli in maniera così chiara fa presupporre che ci possa essere la presenza di un occhio, ma altrettanto un'assenza di un occhio, perché li contorna, ma potrebbe essere semplicemente la scomparsa degli occhi stessi. Qui vediamo, ad esempio, nel caso di questa tela, che qui erano gli occhi di Edipo, qui Edipo, ecco che c'è la presenza ancora di volti e poi l'indipendenza, l'autonomia e l'inorganicità ormai dell'occhio stesso. Quindi questa sorta di griglia funziona appunto da ricorrenza e da simbolizzazione del tema della vista, ma al tempo stesso è una desimbolizzazione del corpo, in quanto non abbiamo l'integrità del corpo e del viso. L'idea della griglia, che abbiamo visto, funziona in maniera radicalmente diversa rispetto alle prime tele sulle quali ci siamo soffermati, è l'idea che appunto ci sia comunque un'evasione verso il mondo dello spettatore, perché i riquadri, alcuni sono vuoti, ma debordano, cioè presuppongono che ci sia uno spazio interno, che è quello della tela, ma che possa essere pensato in funzione anche di un qualcosa di esterno e che comunque sia un qualcosa di conosciuto, perché le istruzioni per l'uso che questi quadri ci pongono è quello di vedere un al di là al confine della tela che possa essere qualcosa di coerente alla tela stessa. Quindi, se potessimo presupporre uno sfondamento di quella che è la cornice, potremmo pensare che al di là di questo spazio delimitato dal pittore ci sia uno spazio identico al di fuori, quindi non qualcosa di brutalmente diverso e di totalmente sradicato, altrimenti avremmo avuto un contornamento e un inquadramento generale anche all'interno di questo metodo di rappresentazione.